Dov'è? L'hai visto? No, è da un po' che non lo vedo. Tra 5 minuti sarà mezzanotte. Sì, lo so. Tutto bene, Diego? Sì, sì. L'abbiamo trovato così. Meglio non muoverlo, eh? Vedi se c'è un medico. Vada a chiedere. Tu fa sparire la tua merda e vattene. Oh, va bene, va bene. Diego! Andiamo via. Diego! Chiama l'ambulanza, chi c'è? Così lo sapranno tutti. Ho già chiesto se c'è un medico. Ma chi se ne frega del medico? Ti ho detto chiama l'ambulanza, no? Sei sicura, Claudio? Non ti preoccupare. Non potete attenti, passare. Qui a destra. Luis, che succede? Di qua. Di qua. Oh, ma chi sono? Vieni, andiamo qui. Aspettate un attimo, si può sapere che fate. Non potete stare qua, eh? E Maradona? Vi chiedo discrezione. Le analisi del sangue e delle urine mostrano un'alta percentuale di cocaina, ma è il cuore che mi preoccupa, funziona solo al 30%. È grave, se non l'aveste portato subito qui non ce l'avrebbe fatta. Diego, che fai due tiri? Non posso, devo portare l'acqua a casa. Dai, senza di te vincono di sicuro. Ti ho detto che non posso. Diego ha avuto una crisi di ipertensione. Prima di uscire ha mangiato, aveva fame. Ha guidato lui la macchina ed è entrato in ospedale con le sue gambe. Coppola, lei sta dicendo che ha viaggiato su una macchina guidata da un uomo con il cuore a 200 pulsazioni e seri problemi respiratori? Questo ho detto, sì, sì. Signor Coppola, lei non ci tiene la sua vita. Vai, corri! Dai, Diego! Non vai, vale, mano! Frena, non vale! Dai, dai, che ce la fai! Corri! Vai, go! Sì! Non vale, l'hai toccata con la mano! Hai imbrogliato, stronzo! Non hai mai visto un gol così! Vattene! Vaffanculo! Vaffanculo tu! E togliti! Non c'avevi una cosa da fare? Fare che cosa? I bidoni. Ah, è
vero, l'acqua. Andiamo. Continuiamo domani, eh. E i miei bidoni? Me li hanno rubati? E adesso che faccio? Ridillo un po'! È la verità, papà, me li hanno rubati! Ah, te li hanno rubati! Te li hanno rubati! Più, papà! Tu chiudi la bocca, seduta! Dimmi chi è che si mette a rubare due bidoni d'acqua! Fammi il piacere! E si può sapere tu intanto che stavi facendo? Sono stati due militari! Come? Mi hanno detto che dovevo darglieli o mi fucilavano! Ah sì, ti fucilavano? Ma guarda che faccia da schiaffi! Essa, di a tuo fratello quello che mi hai detto a me. Che ti ho visto che giocavi al campetto. E ti ridi, cretina? Ti fa ridere che meno a tuo fratello? No. Ma almeno ti vergogni un po', bugiardo che non sei altro. È questo quello che ti abbiamo insegnato io e tua madre. D'ora in poi farei quello che dice lei. E da scuola a casa senza fermarsi. È chiaro? Ho detto è chiaro? Sì. Che c'è per cena? La solita minestra, scommetto. Guarda che te ne arriva un altro! Citano, adesso basta! Eh già, perché qui tanto è sempre colpa mia! Mettiti seduto, seduto! Composto! Mangia zitto! E vergognati di quello che hai fatto! Vergognati! Per tutta la settimana stai in castigo e niente pallone! Il pallone no, papà, il pallone no! Ricordati che sei in punizione, figlio. Non ci gioco, voglio solo ingrassarlo. Guarda il rosso, guarda. Insomma. Ma dai, mica male. Merda, che cazzo di giornata. Non vedo l'ora di entrare. Se ci scelgono cambia tutto. Ti rendi conto? Diventiamo famosi. In che squadra ti piacerebbe giocare? Il Boca, come Rojitas, Marzolini, Madurga. Io nella nazionale. Non vale, la nazionale non è una squadra. Certo che è una squadra. È la squadra di tutti quanti gli argentini. E noi ci giocheremo, vedrai. Sei sicuro? Certo. Con i tuoi passaggi e i miei gol di sicuro diventeremo campioni del mondo. Carrizo, Maradona, tocca a voi. Mi raccomando, eh. Vai, Diego! Passa, passa! Vai, Diego! Cazzo, guarda il Moretto! Sì, però pure quello che gliel'ha passata gliel'ha messa sul piatto d'argento. Oh, ma quello lì è di un altro pianeta. Sicuro che è quel ragazzino del 60? Sicuro, sicuro. Sono 9 anni che lo sopporto. Guardate, mi dovete credere. Vi dovete fidare di me. Io non ho mai visto un ragazzino fare le cose che fa vostro figlio col pallone, mai. Sembra che c'ha 4 gambe. Con tutto il rispetto, signor Corneco, però ho sempre desiderato che i miei figli avessero quello che non ho avuto io, un'istruzione. Senti, tu passi la vita a macinare ossi. Ti alzi alle 4 del mattino, torni a casa distrutto. Non vivi, non giochi coi bambini. Questa può essere l'occasione per andare via di qua. Fiorito non è per niente male. Viviamo dignitosamente. E continueremo a farlo. Potremo avere l'acqua corrente, ti potrai lavare quando ritorni dal lavoro. Io neanche me lo ricordo più l'odore della tua pelle senza sudore. Forza, passa! Maradona! Dai, fanculo! A Maradona! Dai, Diego! A Bolvora! Dai, dai! A Bolvora! Vai, Tassi, tira!
Sì! Sì, insomma, non sono sicuro, però so. Ehi, Gojo, gli avete dato una bella batosta, eh? Sì. Però secondo me dovresti giocare da mezza punta, saresti più pericoloso. Senti un po', se sei così bravo, perché non ti metti gli scarpini e scendi in campo? Bene, brava, apri. Ehi, Maradona! Ce l'hai con me? Hai giocato bene, eh? Bravo. Grazie. Io prima qui ci venivo sempre a vedere le partite. Beh, era 2 anni che non venivo più. Perché? No, niente. Ma questo chi è? Orche Sidra Spiller, un deficiente. Non ci riesco, è difficile. È facile, dividi per 5, hai fatto. Facile per te. Vabbè. Se vuoi sabato puoi venire a dormire a casa mia. Perché? Siamo amici, no? Domenica devi giocare, così ti riposi meglio. Mi riposo meglio? Perché c'è un letto solo per me? È chiaro, puoi scegliere se mangiare bistecca o pizza. E tutte e due? Sì. Allora, se ci sono 5 arance che pesano 1 chilo, 1 chilo costa 100 pesos, quanto costa un'arancia sola? Se quello te le fa pagare 100 pesos, se le può mettere nel culo. Le stampelle, dai, cazzo! Oh! Via, via! Deficienti. Oh, ragazzino, dove vai? Il conto? Ma loro se ne sono... Non me ne frega niente, qualcuno deve pagare. Quanto? Ecco qua, lo vedi? Da qua! Ehi, ma che fa? Boh? Lo sai perché non volevo più tornare allo stadio dell'Argentinos Junior? No. Era una promessa che avevo fatto sulla tomba di mio fratello. Lui giocava lì, era il migliore. Un giorno si è preso una malattia di merda e è morto. Da grande io dovevo fare il suo procuratore e lo avrei seguito dappertutto, in giro per il mondo. Mi ci hai fatto pensare quando ti ho visto nel suo letto. Che fai? Mi fa senso. Non fare il cretino. Sì, e se mi prendo qualcosa? Ah. Lo sai che facciamo? Quando sarò grande, di sicuro guadagnerò una montagna di soldi e tu diventerai il mio procuratore. Ma mai visto bene? Sì. Fai più schifo della merda, e allora? Dai! Buongiorno. Elena. Ciao. Ciao. Alla fine se ne va, Doña Tota. Sì? Allora, che fortuna. Diego, lo so, lo so. Tutto ok? Ok. No. Sali. Sei tutta sporca. Tanto tempo insieme. E ora non so che dirti. Io nemmeno. E io che ridevo di corche. Pelusa. Non ti potrò più passare la palla in nazionale. E neanche qui, nel Boca. Niente. 16 anni e già in Serie A. Mi raccomando, eh? Merda, che cazzo di invidia! Anche tu avresti potuto. Almeno noi due lo sappiamo. Maria, dammi il pallone. Che hai da guardare? Ma che ci deve...
Prendi. Dai, come ricordo mio. Non me ne vado per sempre. Oh, ci rivediamo, eh. Lo spero, Pelusa. Andiamo, Diego, vieni. Andiamo, dai. Ciao, Gojo. Auguri, Pelusa. Fai il bravo. Chiudiamo. Ricordati, Diego. Dovunque andremo, sempre saremo di Villa Fiorito. Ciao, Gojo! Ciao! Dio, guarda quanto è grande. È già freddo. Il telefono. Che grande sta casa. Ci vuole il libretto di istruzioni per vivere qua. Che c'è, papà? Che è successo, papà? Che fai, Citoro? È tutta calda calda. E anche questi, per favore. Quanto è? 4.800. Quanto? 4.800 pesos, signora. Nel mio quartiere erano al massimo 2.600. Allora vado a comprare lì, se preferisce. Qui da Jiménez fanno 4.800. E poi c'è gente che aspetta. Vuole lasciare qualcosa? Mi scusi, sono una sua vicina, mi chiamo Claudia Viciafane. Le presto io quello che gli manca. No, non c'è bisogno. Sì, me li ridà quando vuole. Ecco, 4.800. Grazie. No, di niente. Le signore? Diego! Diego! Arrivo! Che c'è, ma? Vai a casa dei Viciafane, stanno al 2722. E dagli questi. Siamo appena arrivati e già abbiamo debiti. Che brutto momento che mi ha fatto passare quella lì. Chi? Una ragazzina con la faccia da innocente che mi ha prestato i soldi. Oh, sembra che gliel'hai prestati tu, ma... Vai, vai. Torno subito. Ma che fai? Esci in pigiama? Cambiati i pantaloni! Sì, a me mi piacciono, ma... Ciao. Ciao. Venivo da parte di mia madre per ringraziarti. È stato un piacere. Beh, allora... Ciao. 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 Dimenticavo questi. Ah. Ciao. Ciao. Chi era? Il figlio dei nuovi vicini. Ah, Dieguito Maradona. Gioca nell'Argentinos. È un fenomeno. Che veloce è, veloce. È grande sto stronzo, eh? Sì.
Ho sempre desiderato vedere il mare. Non lo so, ti fa sentire pulito, però anche piccolo. Tu non sei piccolo, papà. Sei il più grande di tutti. Non sapevo che pensavi questo di me. È che voglio chiederti un favore. Ecco, sì, quello che vuoi. Voglio che smetti di lavorare. Per sempre. Perché? Ti vergogni pure tu che il mio lavoro è macinare ossi? No, non è quello. È che hai faticato tutta la vita per gli altri. E ora è il momento che ti riposi. E questo che vuol dire? Chi ci penserà alla famiglia? Tu? Sì, io. Adesso posso. Grazie a Dio. Diego! Diego! A tavola! Andiamo? Vai, vai. Arrivo io. Che hai fatto domenica, Pipe. Grazie. Occhio con le ragazze, eh? Attento, bravo. Oh, Diego Armando Maradona. Oh, ma perché mi toccano sempre le spalle? Beh, sai. Ma non mi piace. Oh. Ecco. Chi? Lei, ecco. Non c'è a parlare, no? Che hai detto? Parlaci, digli qualcosa. Non posso. Ciao Diego! Ciao! Che ti servo, Diego? Whisky? Mi sa di sì. Con ghiaccio? Ciao! Oh. Che c'è? Allora... vi lascio? No, aspetta, dove? Tranquillo! Vai. Ce la puoi fare? Perché ridi? Per te. Perché non so cosa dirti. Perché non ho mai visto uno più imbranato. Grazie. Je te propongo che non sapemos. Ti propongo. Nos entreguemos. Di amarci e di nel momento essere l'uno dell'altro. Sì. Non corra más. E nel momento in cui il tempo intorno si fermerà, io ti propongo di donarti il mio corpo e poi con l'amore la mia protezione. E dopo di tutto, e più di tutto, di offrire a te la mia pace. Io te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos. Non pensavo che fossi capace di dire parole così belle.
Sono le parole della canzone. Ci mettiamo insieme. Sei sicura che non tornano? Staranno via almeno un'ora e mezza. Sono andati al cinema. Bene. Però se poi non gli piace il film? Dai! Io te propongo de madrugada si estás cansada darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después. Che c'è, amore? Oggi ho giocato male e mi hanno fischiato. Vogliono che gioco sempre bene, ma come faccio? A me piacerebbe accontentare tutti, però non posso. Sta andando tutto troppo in fretta. Aiuto! Aiuto! Continuano, non si stancano di pregare. Diego, i medici dicono che stai migliorando, ma che non servirà a niente se non ti curi veramente. Possiamo andare a Cuba, Diego. Lì ci sono i medici più bravi. E saresti lontano da tutto. Il tuo cuore è ridotto male. Molto male. Scusa. Oh? Sei lì? Sì, sì, aspetta un attimo che esco dalla stanza. Beh, se vuoi morire fallo pure, però senza di me, Diego. Non mi lasciare, Claudia. Tu devi aiutarmi. Quante volte ancora? Ho bisogno di te. Ti amo. Io non lo so più se ti amo. Io lo so che mi ami. Diego, dimmi una cosa. Non hai paura di fallire in una squadra così importante come il Barcellona? Ecco, anche qui la palla è rotonda, no? E poi lasciatemi divertire in campo e vedrete che vincerò. Vabbè, che vinceremo, dai. Diego, ti voglio bene. Vedrai che non te ne andrai mai dal Barcellona. Thank you.
sta con gli occhi, Diego. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You tease it like you do. Ehi, andiamo, vieni. Lascia, si sta divertendo. Si è già divertita abbastanza, mi pare, no? E che cazzo vuoi? Mariano, basta! Che cazzo vuoi? Sei un soldato, un argentino di merda! Questa è per te. Però non è proibito. Sì. Quel cazzo di rumore dentro la testa. Come di un legno che si spezza. T'ha preso da dietro. Sì. Figlio di puttana, lo andiamo a prendere a casa e lo ammazziamo. Lo ammazziamo con lo stronzo rotto in culo. Tra un mese giochiamo contro il Real Madrid. Ce la posso fare? Non lo so. Vabbè, Diego, però ci dobbiamo andare piano, eh. Sta tranquillo, dai. Sì, però potrò giocare ancora come prima. Ma sì, Diego. Certo, è chiaro. È vero, no? Non lo so. Ho paura. Aiutatemi! Aiutatemi! Diego, è un amico fidato, eh? Sì, sì. Dagli soldi e mandalo via. Quando ti serve qualcosa, lei lo sa dove trovarmi, eh? Sì, vabbè. Ma che c'ha? Tranquillo, adesso sta un po' così, ma poi gli passa. La gamba. Sì. Tieni. Si sparti. Grazie. Comunque te l'ho detto, quando ci serve qualcosa, io da te vengo. Come vanno le cose? Vediamo. Chi era? Niente, niente. Ciao. Un amico di Leo che voleva conoscermi. Diego, scusami, però credo che dovresti, secondo me... Dovrei che? Dovresti stare più attento. Ma attento a che? A niente, a niente.
chi arriva! Diego, guarda un po' chi c'è! Donna Tota! Ben arrivata! Benvenuta! Grazie, Orche. Mamma! Figlio! Sempre io, eh! Come stai, Diego? Bene. Sei pallido. Andiamo. Uno, due, 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 sì, mangiatene un altro, ciccione! Senza ketchup questo! Andiamo, Diego, un ultimo sforzo. Non ti fermare prima della fine. Andiamo, Diego. Se vuoi tornare quello di prima, devi soffrire. Vai! Il cuore! Diego! Diego! Che c'hai? Diego! Oddio, che ti è successo, figlio? Che hai fatto, Diego? Tranquilla. Che c'è? Non volevi il ketchup, eh? Panzone! Che figlio di puttana! Che coglione! Mi scusi, donna Tota, mi è scappato. Allenati, stronzo! Oh, mi raccomando, divertitevi. Grazie. Papà! Tutto bene? Tutto bene, figlio, grazie. Hai bisogno di qualcosa? No. Bene. Se hai bisogno di qualcosa me lo dici, eh? Sì, certo. Diego! Visto come sono venuto nella foto? Sei uguale identico, papà! Senti, Claudio, questo è bellissimo. Grazie. Scusami, Fernando. No. Però... Figurati. Ma lo sai che era tantissimo che non mi sentivo così bene? Ti sono mancata? Sì. Ogni minuto, amore mio. Sì, come no. Con quante sei stato? Con un milione di bionde. Sì. Senti, voglio darti una cosa. Sì? Vieni. Che cosa? Vieni. Ma quanto... Fermo. Ciao, ma... Amore mio, è stupenda. Ti piace? Sì. Grazie. Amore mio. No, no, ci vedono. C'è gente. Tua madre. Ah, mamma, mamma. Mamma, vieni, vieni. Che c'è? Vieni. Ho un regalo pure per te. È meravigliosa. Ma perché se non è neanche il mio compleanno né niente? A Claudia gli hanno regalato uno uguale, ma... Sono tutti diamanti veri. Ti saranno costati una fortuna, figlio mio. E che importa? Tu e Claudia avete faticato così tanto per fare bella la casa. È stata Claudia, io ho fatto poco. È uguale. Dai, festeggiamo con lo champagne. Non c'è più. Lo vado a prendere. Aspettatemi qua, Corche, Leo, dov'è lo champagne? Dove l'avete messo? Oh, Diego, eccoti, ma che fine avevi fatto? E che ti frega te? Diego, lo sai dove sta lo champagne? Al negozio! Ma vaffanculo! Che succede? Scendiamo, dai! Perché? Dai, venite, dai! Piano! Dai, ciccio, muoviti, dai! Vieni, amore mio, vieni! Vieni! Quanto vi voglio bene a voi! Non ci separeremo mai, eh? No! Aspetta! Ma che fai, Diego? Scendi! Aspetta, aspetta! Dai, scendi! Maradu! 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 Maradu!
Piero! Dove? Figlio! Papà! Papà! Oh, Diego! Sta tranquillo! Non ti succede niente! Ora sta calmo e tieni sempre la testa fuori! Per l'amor di Dio, devi fare qualcosa, Citaro! Non ce la faccio! Ne voglio far Maradona e stare in giro. Se non c'è, se non c'è, Victor, Maradona de nuevo, Lizarazo, solo. Maradona. Iniesta, parada. Y atención, porque, señores, ha terminado esto, este reparto de golpes de los jugadores. Qué final, señores. Más escandaloso. Digli che finisco la stagione, ma non voglio più giocare col Barcellona. Ma il Barcellona non vorrà venderti, lo sai, per favore. Jorge, qui non ci vogliono bene. Ci trattano come sudacas. Cosa credi che pensano di te? Sei il ciccione zoppo col quale non si può fare a meno di trattare perché rappresenti Maradona. La verità è che un buon contratto non ci farebbe male. Non ci farebbe male? Che vuoi dire? Non per farti preoccupare, ma le cose non vanno. Abbiamo troppe spese, macchine, vestiti, feste, viaggi, tutto in grande. Te l'ho sempre detto. Hai troppa gente a tuo carico e non parlo tanto dei tuoi familiari. Parlo della gente che se ne approfitta. E poi non ho avuto fortuna con certi investimenti. Ah... Stanno 70.000 persone, Diego. Pensa, 70.000 persone che hanno pagato il biglietto solo per vederti. Cominciano molto bene gli affari, presidente? Chi vuoi esci da fuori da casa mia? Iso pazzo, iso pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché so pazzo. Iso pazzo. Sono delle persone che vorrebbero parlarti, vorrebbero invitarti a cena. E chi sono? Un'importante famiglia della città. Va bene. Ok, va bene. Iso pazzo, iso pazzo. Si sento sta nervatura, metta tutto un bacio mio. Iso pazzo, iso pazzo. E chi dice che Manzanillo vuole il negro non sia più bello. E non sono meno male. Sono pure di Roma e la faccia nera l'ho divisa per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Iso pazzo, iso pazzo, un ci scassato cazzo. E questo cos'è? È un pensierino, in segno di amicizia. Gigi mi ha detto che ti hanno rigato la macchina.
tranquillo, non è niente. No, Diego, non è niente. Vabbè, comunque qua fuori ce ne sta parcheggiata una nuova. Va bene, e che ci dovrei fare? Come che ci dovrei fare, Diego? La devi guidare, ti fa un giro per Napoli, vedi Napoli. L'importante è che ogni tanto ti ricordi della povera gente. Oh? Grazie, però non so se posso accettare. Ma Diego, che capisci? Mica è un regalo, quella è prova. Tu la provi, ti piace e te la compri. Non ti piace, e qual è il problema? Tu non mi arretrata a volte. Via, via questa cosa. Ah? Vabbè, vabbè, se è così va bene. A posto? Come no? Poi ce la facciamo una fotografia. Sì. Tony, vieni a Kai. Fammi una foto con il mio amico Maradona. Tu, Gigi, levatelo poco, okay? E questa? Marilina. E tengo pure a Raffaella Carrà e a Bodere. Diego, tu a me mi puoi chiedere quello che vuoi, perché voglio che stai bene a Napoli. Grazie. Champagne? Sei uguale. Identica. Domani. Domani parliamo, eh? Ma guarda in che stato sei. Claudia, per favore, adesso. Oddio, che troia, puttana! Su, Diego! Che succede? Che succede? Non puoi respirare? Che hai? Sto bene. Sto bene. Che hai fatto? Hai preso qualcosa? Che hai preso, Diego? Certo che ho preso qualcosa. È un sacco che prendo qualcosa. Ancora non te ne sei accorta, amore mio? No, che cosa? Cocaina. Hai presente quella polverina bianca che ti fa stare tanto bene, eh? Ma che dici? Che stai dicendo? Io voglio lasciarla, ma da solo non ce la faccio. Aiutami, amore mio. Per favore, Claudia. Aiutami, amore. Ti prego. Dobbiamo parlare con tua madre. No, 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 con lei sì, no. Sì, glielo dobbiamo dire. Per favore, lei non lo deve sapere, per favore. Non voglio. Va bene, va bene. Certo, certo. Molto che aspetti. Due ore. Vabbè. Senti, lo sai che ho pensato? Bisogna fargli un bel regalo a questi qua. Ma veramente vuoi andare a quel matrimonio? Certo. Diego! Oh, belle ragazze! Diego! Ma ti immagini se si sposano come nei film? Sarà uno spettacolo. Sì. Meno trattiamo con quella gente, meglio è. Ma perché? A me non mi hanno mai fatto niente. È la mafia. Ma che mafia è mafia? Casomai è la camorra. Secondo te perché ti invitano alle loro feste, eh? Ti stanno usando. Ti stanno usando, vogliono che si sappia che sei amico loro. E basta, basta con ste cazzate, dai. Diego, tu sei un affare, non so se ti rendi conto. Non solo col bagadinaggio, le scommesse clandestine. Ci stanno magliette, cappelli, parrucche, pure preservativi con la faccia di Maradona. La faccia di Maradona che... Lidia, intanto noi non vediamo una lira. E chi se ne frega? È così. Devi stare attento. Che palle. Adesso sei giovane, giochi bene, però... Però cosa? Che mi vorresti dire? Lo sai cosa voglio dire? No, non lo so, avanti. No, niente. Beh, ascoltami. Io so controllarmi. Tengo tutto sotto controllo.